nasce l'operazione Mandarino Full? Nasce dall'esigenza della sicurezza agroalimentare, che sta particolarmente a cuore al nostro Ministero, e dalla riformulazione di quelle che sono le competenze del Corpo Forestale dello Stato, che opera nello specifico settore con i propri reparti, e anche dal fatto che in più riprese si è monitorata quella che era la situazione anche in Abruzzo per quanto riguarda la vendita di cibi provenienti da fuori nazione. Che zona ha interessato e quanti esercizi commerciali sono stati controllati? Ha interessato 3 province, Pescara, Chieti e Teramo, sono state effettuate una 12 tra ispezioni, perquisizioni, sequestri e così via dicendo, 3 sono le persone avvisate di garanzia. Ipotesi di reato quali sono? Le ipotesi di reato vanno dalla messa in commercio di prodotti farmaceutici senza le autorizzazioni del Ministero della Sanità, alla produzione di materiale con specie protette in via di estinzione, a quelle che poi sono specifiche attinenti all'amministrativo per quanto riguarda la messa in vendita di prodotti che sono scaduti o senza marchi, che ne derivino composizione, provenienza, e soprattutto quelle che sono specifiche di alimenti che spesso e volentieri sono stati trovati anche o avariati o congelati e scongelati e così via. Quanta merce è stata sequestrata e di che cosa si tratta? Siamo all'incirca sulle 2 tonnellate di materiali. C'è di tutto, da carni a verdure, da gelati a budini, a prodotti per bambini, a prodotti farmaceutici, come dicevo, e così via. Cioè, sono cinesi, ma Nazione. Dove stanno? Cioè, stanno a Pescara? Stanno, non si dice. Stanno, non si dice. Non si può dire.